Ritorna l'appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Oggi parliamo di un manuale del pronto soccorso per genitori di adolescenti. Lo facciamo grazie a Federica Benassi in collegamento Skype con noi. Lei è un'imprenditrice, videoblogger ed esperta di comunicazione della famiglia in famiglia. Con la famiglia, aggiungo io. Ciao Federica, ben trovata. Ciao Paola e ciao a tutti i tuoi telespettatori. Come state? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Grazie a te per aver accolto il nostro invito. Parliamo del tuo libro, Genitori e adolescenti, il manuale del pronto soccorso, edito dalle Paoline. Ed è un libro straordinario, interessante, con tantissimi spunti di riflessione. Allora, tu sei una videoblogger, quindi Federica ci metti la faccia sui social perché è anche un po' il modo più diretto ed efficace di comunicare, ma com'è nata poi la voglia di scrivere un libro? Guarda, molto semplicemente me l'hanno richiesto i miei followers, sì, nel senso che io ho fatto e continuo a fare tantissimi video. Perché mi piace comunicare attraverso appunto i video, lo trovo molto impattante. E ovviamente moltissime mamme, moltissimi genitori mi hanno detto: senti Fede, ok, il video va bene, ma vogliamo qualcosa, vogliamo la carta, vogliamo sfogliare. Adoro anch'io tantissimo leggere. E quindi mi hanno suggerito, consigliato e mi hanno proprio perennemente hanno insistito perché io mettessi tutto su carta, tutta la mia esperienza e i miei video, tutti i miei suggerimenti, consigli. E allora ho detto: eccolo, ecco, pronto per voi, subito. Detto fatto, è nato questo libro, appunto questo manuale di pronto soccorso che affronta numerosissimi argomenti di comunicazione tra genitori e figli. Ho preso qualche spunto appunto dalle pagine del tuo libro, Federica, e vorrei subito chiederti, che poi credo che sia la domanda che si pongono tutti quanti i genitori, soprattutto coloro che hanno un figlio in età adolescenziale: come entrare in empatia con il proprio figlio, con i propri figli? Allora, senti un po', sì, certo in adolescenza, ma anche preadolescenza. E noi siamo abituati, almeno la mia generazione, a vedere l'adolescenza sui 17 anni, ma già le problematiche sorgono in questo contesto specifico, in questi anni, sorgono prima, sorgono molto presto, già dalle primarie, la primaria diciamo le elementari, perché usiamo un attimino i termini, l'ultima terminologia, no? Perché io sono ancora agganciata alle elementari e alle medie come no, nominativi. Allora, come entrare in empatia? Intanto, già da quando sono piccoli i figli è fondamentale un ascolto, un buon ascolto, che poi non è altro che un ascolto empatico, no? Riuscire a capire le emozioni, i sentimenti dei nostri figli, quello che stanno provando, questo è fondamentale, attraverso un ottimo ascolto. Qui aggiungo, perché ogni tanto sono abbastanza vivace io nelle relazioni, e aggiungo che è fondamentale, quindi un buon ascolto, un ascolto empatico, ma soprattutto a volte anche tacere, tacere. Ok, io parlo tanto di comunicazione, 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 ma per riuscire ad entrare in empatia e ad ascoltare bisogna stare un po' zitti, mentre ultimamente si tende molto a parlare, 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 ed essere invadenti, ok? E Certo. questa è una delle cose fondamentali, cioè i ragazzi di adesso, gli adolescenti, ma anche i preadolescenti, hanno la necessità e il bisogno di essere ascoltati tantissimo, e soprattutto dalla famiglia. Dunque, ascoltati, quindi non sentiti, cioè quando ad esempio si ha l'impressione, no, No. di essere semplicemente sentiti, il discorso che stiamo facendo magari in famiglia a tavola e c'è la televisione che fa da sottofondo e sentiamo, questo ti parlo appunto Scusa, anche di quando ero interrompo, ma la adolescente. televisione, ma fa da sottofondo il telefono, il Esatto. cellulare, perché a volte, cioè, sgridiamo, rimproveriamo tanto i ragazzi, ma siamo molte volte, noi genitori, mi ci metto adesso, io li ho grandini figli, però mi ci metto anch'io, ma basta poi andare anche in pizzeria o nei ristoranti, quante volte si vedono i genitori, tac, tac, messaggiano, lanciano dei messaggini, sono agganciati al telefono. Quanti? Quanti
Quindi non è solo la TV, ma bensì adesso abbiamo altra tecnologia. Esatto, che ci distrae. Hai parlato di figli grandini, quindi grandicelli, adesso non so quanti anni abbiano i tuoi. La prossima domanda che vorrei porti riguarda l'ansia, quando l'ansia di un genitore condiziona il proprio figlio. Che cosa fare? E poi, se i tuoi, adesso come dire, scendo anche nel tuo personale, quando i figli diventano grandicelli, quest'ansia passa o rimane invariata? No, tesoro mio, l'ansia, ma l'ansia si attacca, è virale, è pazzesco in famiglia, perché allora, in questo periodo storico c'è un profondo gap tra i genitori e i figli, cioè abbiamo dei genitori non giovanissimi, no? Almeno io da 25 anni che lavoro al nido, cioè io ho un asilo nido e quindi ho visto tutta la trasformazione della famiglia in 25 anni. E effettivamente io non ho più la mamma giovane, cioè la mamma di 20 anni, ma neanche la mamma di 30, mediamente delle mamme sui 40, con tutte le proprie ansie alle spalle, no? E questa ansia viene trasmessa ai propri figli. E non è certamente una cosa positiva, per nulla, perché impedisce di essere spontanei, cioè la mamma matura, è brutto dire così, la mamma diversamente giovane, insomma, ecco, è piena di proprie ansie che vengono naturalmente trasmesse ai propri figli, no? E quindi, e questo è un problema, perché anche figli adulti, grandicelli, che poi sai anche qui dire adulti, un figlio, perché ci si lamenta tanto, perché i figli stanno tanto a casa, no? Nella famiglia, cioè difficilmente adesso un figlio di 20-25 anni lascia il nido, no? Il nido nel senso la famiglia, ma bensì arriva ai 30 anni, con tutte le ansie che vengono trasmesse dai genitori, insomma, dalla famiglia. Sì, tante tante, perché noi insomma apparteniamo a quella generazione dove anche abbiamo tutti i nostri problemi alle spalle, che possono essere un'ansia anche sociale, l'ansia del problema del lavoro, non si trova lavoro, un'ansia che è data anche da tutto quello che ci riflette la TV, come hai detto tu prima, la TV, no? Tutto è negativo e non c'è lavoro, e le problematiche, e noi le facciamo nostre e le trasmettiamo involontariamente ai figli. Insomma, manca un po' di serenità, di tranquillità, di quella spensieratezza che ha a volte una ventenne. Federica, come dire, utilizzo il mezzo pubblico per un consulto privato, perché prima di cominciare questa intervista ho sentito un'amica tramite WhatsApp e mi ha detto: "Senti Paola, per favore, chiedi a Federica Benassi come possiamo fare per gestire WhatsApp, soprattutto i gruppi delle mamme, il gruppo della scuola, il gruppo della piscina, della danza, delle feste di classe". Io, neanche a farlo apposta, ho proprio scoperto che c'è un capitolo dedicato a WhatsApp, due punti, aiuto. Allora, vienici incontro. Aiuta questa mia amica a risolvere il problema delle troppe chat, che a volte fanno venire anche l'ansia, appunto ne parlavamo prima, di ansia. Allora, ascoltami un attimo, io sono severissima, molto, ma ti sembra che io debba dire dai genitori adulti, quindi parliamo di adulti, debba dire, non rispondete, è molto semplice, cioè non è che bisogna avere sempre perennemente tutti questi gruppi attivi, ok? Io quando in consulenza incontro dei genitori, io faccio il planning, guarda che assurdo, la scaletta. Allora, guardate la chat di WhatsApp della scuola, della classe, perché se usata bene, ovviamente è tutto ok, no? Perché ci si scambiano i compiti nel caso del figlio stia a casa da scuola, ci si aggiorna, va bene. Ma quando queste chat, no? Diventano un saluto tutte le mattine, ciao, come stai? Tutto bene? Allora, oggi è Sant'Antonio, auguri a tutte l'Antonio e l'Antonietta, eccetera. Oppure diventano un insieme di commenti e critiche inutili, premetto inutili, o quando diventano e si formano dei sottogruppi o dei sottinsiemi. Ti ricordi gli insiemi di quando noi andavamo a scuola che si studiavano? Perché poi succede che all'inizio si è tutti amici, poi
si staccano tre o quattro e fanno un'altra chat, e poi se ne staccano altre tre o quattro, mamme un'altra ancora, per cui ci si ritrova tante chat da gestire, ma è tutto tempo perso. Ma io mi dico, ma il tempo è fondamentale, stiamo con i nostri figli e lasciamo, cioè secondo me non ci vuole un manuale di istruzione, basta solamente a volte un buon senso e dire basta, non rispondo, o rispondo come una volta alla settimana, punto. E alcune neanche mi scrivo. Basta, semplicissimo, secondo me, no? Hai ragione, un suggerimento molto semplice che insomma speriamo che i genitori all'ascolto mettano in pratica soprattutto. Allora, siamo in conclusione perché questa intervista è davvero volata, il tempo a disposizione, ma ti lascio con una promessa, Federica, torniamo a sentirci prossimamente per fare un'altra puntata speciale di Tra le righe dedicata al tuo libro. Vorrei però concludere chiedendoti se è vero che una buona comunicazione in famiglia è davvero un piccolo grande strumento per vivere bene e per una famiglia felice. È fondamentale, ma ti spiego anche perché. Perché fuori il male comunica molto, molto bene. Cioè, entra più in empatia il male nei confronti dei figli che a volte i genitori. Cioè, il male fuori comunica bene, soprattutto in questo periodo. Quindi una sana, una buona comunicazione e di conseguenza una buona relazione. Perché una buona comunicazione ti dà una buona relazione. Voglio dire, con tutti i problemi, gli assestamenti, non è semplice, assolutamente no, però è decisamente fondamentale. E qua io veramente insisto, insisto tantissimo, sì. Allora, io ricordo il libro di Federica Benassi, Genitori e Adolescenti, il manuale del pronto soccorso edito dalle Paoline. Eccolo qui, ce l'hai anche tu tra le mani, però ricordo anche che Federica ha un canale Facebook, una pagina Facebook, un canale YouTube, un account Instagram dove viene seguita da migliaia di genitori che sono i suoi followers e quindi potete seguire anche lì, guardare i suoi video, i suoi consigli, il suo pronto soccorso per genitori e adolescenti. Intanto ti ringrazio e ti strappo una promessa ad un prossimo intervento, sempre per parlare di comunicazione in famiglia. Grazie Federica, grazie tante. Grazie a voi e ciao a tutti.